Arrivati a questo punto, possiamo entrare nella prossima porta, che è l'ultima sulla destra, dove troveremo Joshua. Ciao Alice, che bel tempo oggi, eh? Sai cosa vuol dire, vero? Vero? Sì, proprio così. Andiamo a giocare. Va bene, dai, andiamo. Evviva, magnifico! Apri l'armadio. E noi dobbiamo aprire l'armadio due volte perché ci tremano le mani. Ed eccoci qua. Allora, nella libreria, subito, troviamo un altro libro di Mamma Oka e andiamo a leggerlo. Yankee Doodle, quello scemo di uno Yankee è andato in città cavalcando un pony. Ha attaccato una piuma sul cappello a mo' di maccheroni. Tu 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 tu. Non so cosa voglia dire, però va bene. Non c'è altro da fare in questa stanza, quindi l'abbandoniamo e entriamo in quella successiva. Dobbiamo leggere la nota che troviamo qui davanti a questo forziere con la macchia rossa. Uno è rosso, ma tutti gli altri sono neri. Soltanto uno è rosso. Il retro di uno è 6, il retro di 3 è 4, il retro di 2 è... Ragazzi, è facile questa. Non dobbiamo rispondere adesso, però è molto facile. Ma ci arriviamo dopo. Le ultime lettere sono state cancellate. Qua non mi pare ci fosse altro. Se non ricordo male, no, ok. Va bene, lasciamo stare le scale, entriamo nella terza porta, dove subito qui sulla sinistra possiamo prendere un altro frammento e lo raccogliamo. Ok, perfetto. Fatto questo, possiamo avvicinarci a questa figura e le parliamo. Retro, retro, fronte. Dietro, avanti, avanti. Quale? 1, 4, 6, 2. Retro, 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 retro. Retro, non so, retro. Ok, questo è un indovinello a cui noi dobbiamo dare una risposta. È riferito a quel messaggio che abbiamo letto prima, ovvero che il retro di 1 è 6, il retro di 3 è 4, il retro di 2 è, ve lo dico io, è il 5. Perché se voi prendete un dado e lo guardate in mano, vi metto la foto. Il retro di 1, come potete vedere, è il 6, il retro di 3 è il 4 e il retro di 2 è il 5. Ok, proviamo a riparlargli. 1, 4, 6, 2. Retro, 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 retro. Ok, ci soffermiamo un attimo qui. Lui ci dice che vuole sapere il retro di questi numeri. Quindi, facendo riferimento alla nota di prima, il retro di 1 è 6, quindi il primo numero sarà 6, poi il retro di 4 è il 3, quindi il secondo numero che andremo a indicare è il 3, il retro di 6 è 1, quindi il terzo numero sarà l'1 e il retro di 2 abbiamo capito che è il 5. Questo era l'unico numero di cui non avevamo conferma, ma partendo dal fatto che sappiamo che è un dado, possiamo dire che il retro di 2 è il 5. Quindi ci verrà fuori, come risposta dovremo dare 6, 3, 1, 5. Retro, non so, retro. E glielo diciamo. Quindi 6, 3, 1, 5. E premiamo invio. Retro, retro. 1, 4, 6, 2, 6, 3, 1, 5. Dare questo. Ok, e ci darà un'altra pagina di quaderno. La luna era caduta, l'enorme tonda luna era caduta. Quando lo dissi a mia madre,
Prima mi guardò sbalordita, poi sorrise leggermente. La luna non era caduta per davvero, era ancora lì a osservarci dal cielo. Ma adoravo le espressioni che faceva mia madre, quindi le raccontavo di tutto. Ho visto una lucertola gigante parlare, ho visto il vecchietto della porta accanto volare, ho visto un gatto nuotare nel lago. Ogni volta che le raccontavo qualcosa, restava di stucco per poi scoppiare a ridere. Col tempo però smise di farlo. E alla fine smise di guardarmi. Mi sembra tanto la storia di quel bambino, se non ricordo male, che nel villaggio entrava correndo e urlava lupo al lupo, finché poi aveva bisogno veramente di aiuto e nessuno gli credeva, perché le persone erano veramente stanche di continuare a sentirsi queste bugie. Però ancora non sappiamo nulla. Va bene, usciamo da questa stanza e ci manca l'ultima, dove troveremo Joshua. Quindi gli parliamo. Allen, diamine, mi hai spaventato. No, nessuna delle porte è chiusa a chiave, puoi entrare ovunque. Il maestro? No, non ne ho idea. Vorrei chiederti se siamo in un sogno, ma... Deve esserlo per forza, vero? Questa sembra casa mia, anche se è molto più piccola. Già, ultimamente continuo a fare lo stesso sogno. Dato che non c'è mai nessuno in giro, rimango qui seduto da solo. Ma ora ci sei anche tu, Allen. Meglio così, facciamoci due passi. Magari incontriamo qualcun altro. Perché quella faccia? Ah, scusa! Decidi tu dove andare, Allen. Io ti seguirò ovunque tu voglia. Grazie. E adesso abbiamo anche Joshua con noi. Qui non mi pare ci fosse altro, do solo una controllata veloce, ma... Esatto, non c'era niente. Possiamo uscire e finalmente salire al secondo piano. Che c'è? Per caso non sai salire le scale, Allen? Perché mi guardi così? Stavo scherzando. Mi prende anche in giro Joshua. Allora, come per il piano di sotto, partiamo dalla prima stanza sulla sinistra, dove incontreremo il maestro. Il maestro è qui. Allen e Joshua? So che te lo dico tutte le volte, ma potresti smetterla di colpirmi la schiena così violentemente? Ma se non lo facessi, lei non si accorgerebbe di me. L'ha colpito ancora. E anche sui fianchi. Comunque, cosa ci fa qui? Beh, immagino che non sia poi così strano, dato che siamo in un sogno. Non è esattamente un sogno. Piuttosto, sono sorpreso dal fatto che anche Allen sia qui. Rimanete qui e non muovetevi, se possibile. Non andate oltre. Io vado, fate attenzione. E questo cos'è? Un foglio? Era nella tasca del maestro. Perché mi guardi così? Non è colpa mia se era mezzo addormentato. Fidati di me, non preoccuparti. In più l'ho scambiato con un ragno finto. Ah beh, bello. Cosa? Vorresti leggerlo? Certo che sei strano. Tieni. Ok, e ci darà un'altra pagina del quaderno. Certo che lo voglio leggere. Un giorno dissi che papà era diventato freddo nel sonno. Mia madre rimase davvero, davvero sorpresa. Era da un pezzo che non succedeva. Poi si arrabbiò moltissimo, ma io non mi fermai. Quasi tutti i giorni dicevo che papà era diventato freddo. E lei, puntualmente, ne rimaneva sorpresa, per poi andare su tutte le furie. Mi piaceva farlo, perché mi rivolgeva la parola solo quando la sorprendevo. E che cavolo, quindi, se non è un sogno, cos'è? Non riesco mai a capire i discorsi del maestro.
Ah, ho capito. Mi stai dando dell'idiota? Allen. E giusto un pochino, Joshua. Comunque, usciamo ed entriamo nella stanza successiva, dove praticamente possiamo leggere i fogli che ci sono qui su questo tavolo. Non riesci a leggerne il contenuto. Sai, non sono nato qui. Sinceramente non ricordo da dove vengo, ma credo che questa sia la lingua del mio paese. Persone di paesi diversi hanno capelli, occhi e persino cibi diversi. Che figata! Il maestro ha gli occhi neri come il carbone. Chissà dove è nato? Va bene. Usciamo e proseguiamo ancora in questa stanza dove troveremo appunto un armadio, ma non si aprirà. Non aprirlo! Ah, no, niente. Scusa per aver urlato così all'improvviso. Va bene, Joshua, guarda, non lo tocco perché mi fai paura abbastanza. sono inquietata da questa cosa. Comunque, entriamo nell'ultima stanza dove troviamo tantissime cose. Allora, partendo da sinistra, per esempio, abbiamo nuovamente il Nutetris. Se non avete fatto in tempo a sbloccare l'achievement, potete farlo qui. Qui in alto invece troviamo un altro animaletto rosa e proviamo a parlare. Beh, beh, chilo, beh, dieci, beh. Non sappiamo bene cosa significa tutto questo, ok. Va bene, proviamo ad uscire dalla stanza, ma noteremo che è chiusa a chiave. Strano, prima si apriva, perché adesso è bloccata? Non mi piace pensare. Allen, mi affido a te. Cavolo di scansa fatiche che Joshua, mamma mia. Torniamo dall'animaletto e parliamogli di nuovo. Beh, beh, chilo, beh. K-H-D-M-D, poi non abbiamo nessuna lettera, e un'altra M. B-B. Ci sta chiedendo qual è la lettera mancante. No, riesco a capirla senza problemi. Beh, sono nelle tue mani. Allora, questo è un altro indovinello. Dovremmo dare la risposta all'animaletto sulla lettera mancante. Allora, qui non è che potete sparare una lettera a caso, dovete ragionarci un attimino su, nel senso che se voi vi metto la foto, queste sono tutte le lettere. Se voi pensate bene, magari alle scuole elementari, ok, che avete fatto, molto probabilmente vi ricorderete che avrete fatto le tabelle con i pesi, le lunghezze, ok? Guardatela bene e vedrete che ci arriverete, perché queste lettere qua fanno parte della scala della lunghezza. Quindi la K sta per il chilometro, la H sta per l'ettometro, la D sta per il decametro, poi abbiamo la M di metro, la D per il decimetro, poi una lettera mancante e la M ancora per il millimetro. Quindi se è la scala della lunghezza ci arriviamo subito a capire qual è la lettera mancante. Ebbene sì, la lettera mancante è la C, centimetro, che sta tra il decimetro e il millimetro, quindi niente di più facile. Quindi lui ci chiede qual è la lettera mancante. In questo caso possiamo scegliere tra varie lettere e noi gli diciamo che la lettera mancante è la C. B. Dice che è giusto. Perché è C? Ah, ho capito. La lunghezza. Lo sapevo che eri uno intelligente, Allen. Vabbè, ma non ci voleva tanto. Ah, santa pazienza. Possiamo sbloccare un nuovo achievement semplicemente andando a questo letto e interagendo con esso. Ehi, non ficcare il naso lì. Ci sono cose che un uomo preferisce tenere per sé.
Capisci cosa voglio dire? Joshua, Joshua, mannaggia a te, mannaggia. Comunque, fatto questo, dobbiamo, come potete vedere qui manca un libro e quindi la cosa è un po' sospetta, vuol dire che dobbiamo fare qualcos'altro in questa stanza. Per prima cosa interagiamo con il comodino vicino al letto. La serratura è sbloccata. Hai ottenuto una pinza prensile. Cavolo, che ricordi! La usavo per lanciare dall'alto le mute dei serpenti e robe del genere. Che schifo, Joshua, mamma mia. Va bene, con queste pinze andiamo al letto di sinistra e interagiamo. C'è qualcosa sotto il letto. Usa la pinza. Hai usato la pinza prensile. Hai ottenuto un libro blu. Perfetto. Sappiamo bene dove va il libro perché lo vediamo subito che qua manca. Quindi c'è uno spazio lì, c'è un po' di spazio libero nella libreria. E inseriamo il libro blu. Perfetto. Abbiamo sentito un altro suono. Ci avviciniamo al quadro e interagiamo. È un po' allentato. Forse possiamo tirarlo via. Rimuoviamo il quadro. Dietro ci sono due piccole forchette. Ehi, con queste possiamo mangiare la torta. Prendine una per te. E ci dà la forchetta, ok. Ci avviciniamo alle torte e interagiamo. Una torta. La mangiamo. Hai avuto un capogiro. Nella tua tasca c'è un foglio di carta. Hai ottenuto la pagina di un quaderno. Fortunatamente non siamo morti mangiando la torta perché... Allora, ero stato rinchiuso nella mia stanza. Avevo la TV e avevo i miei giocattoli. Ma non era la stessa cosa. Era naturale che non lo fosse, vero? Avevano occhi solo per mia sorella e mio fratello, ma non per me. Se solo i ragni e le rane avessero potuto parlare, non mi sarei sentito così annoiato. Già, io ero diverso. Perché? Mio caro Joshua, bella domanda. Allora, fatto questo, ci avviciniamo alle tende. Hai una strana sensazione. Ma siccome il nostro buon Joshua e Allen hanno una strana sensazione, lasciamo stare. Bene, ci troviamo in quest'area, quindi iniziando sempre come per le aree precedenti, iniziamo dalla prima porta sulla sinistra. Ci sono tante cose, non vi preoccupate. Stai guardando verso di te, inquietanti, tra l'altro. Ma comunque niente che ci è utile, se non che in tutte le quattro stanze che troviamo in questo piano dobbiamo esaminare i buchi che trovate sul fondo della stanza. Guardiamo dentro. Ok, c'è un occhio rosso che sta guardando davanti a lui. Dobbiamo tenere a mente queste cose. Entriamo nella seconda stanza e facciamo la stessa cosa. In questo caso c'è un occhio giallo che sta guardando alla mia destra. Oh, cavoli, aiuto! Esaminiamo la terza stanza. Intanto qua succedono robe. Attenzione, attenzione, perché nella terza stanza... Prima di tutto esaminiamo la libreria che si trova sulla sinistra, perché c'è un altro libro di Mamma Oka che dobbiamo esaminare. Mia madre mi ha ucciso. Mia madre mi ha ucciso. Mio padre mi sta mangiando. I miei fratelli e le mie sorelle siedono sotto al tavolo, raccogliendole e seppellendole sotto le fredde lastre di marmo. Inquietantissima sta cosa, mamma mia, veramente inquietante. Comunque,
si vede a malapena, ma qua dietro, mi raccomando, dovete raccogliere un altro frammento. Ok, ricordo che ci serve per ottenere un determinato finale e un determinato achievement. Perfetto, fatto questo possiamo controllare anche qui il buco. Ok, questo qua è un occhio verdolino, verdolino, sì, verde, e sta guardando verso l'alto, sembra. Sì, sembra che sta guardando verso l'alto. E nell'ultima stanza, ecco qua, guardiamo l'ultimo, è un occhio azzurro e sta guardando alla mia sinistra. Ok, ricordiamoci queste cose. Al massimo adesso vi metto le varie foto così vi rimangono impresse. E ritorniamo di nuovo dove ci sono le tende. Occhi azzurri. Ci chiede l'enigma la direzione in cui stanno guardando gli occhi. Quindi lui ci dice l'occhio azzurro. L'azzurro è quell'occhio, come vedete dalla foto, che sta guardando a sinistra, quindi indichiamo sinistra. Occhi rossi. Ok, gli occhi rossi stanno guardando praticamente davanti, però non esiste davanti come risposta. Quindi stanno guardando come se vi guardaste allo specchio, quindi la risposta è io. Ok, gli occhi verdi. Gli occhi verdi stanno guardando, si nota non tantissimo, ma stanno guardando verso l'alto, quindi su. E gli occhi gialli sono quelli che guardavano a destra. Non guardare. Ok, sembrava dovesse finire il mondo, invece è andata anche bene. Entriamo nella stanza. Come potete vedere qua abbiamo trovato la chiave del mondo e la recuperiamo. Ok. C'è anche un foglio di carta. Hai ottenuto la pagina di un quaderno. Mio padre era freddo. Lo era diventato per davvero. Avevo avvisato mia madre, ma lei non mi aveva creduto. Non credeva più a una parola di ciò che dicevo. Esatto, come dicevo prima, gridi al lupo e poi non ti credono. Ci volle un po' prima che mio fratello e mia sorella se ne accorgessero e solo dopo se ne accorse pure lei. Mia madre fece un'espressione che non avevo mai visto prima di allora. Un'espressione che non avrei mai voluto vedere. Non era stupita né arrabbiata, non stava sorridendo né ridendo. Dopo quel giorno smise del tutto di parlare. Rimase chiusa nel suo silenzio a fissare il nulla. C'è qualcosa di strano. Mi sento molto confuso, è come se mi mancasse qualcosa. Anche se non ho idea di cosa possa essere. Allen, c'è qualcosa che temi di perdere? La risposta qui è... come volete voi, non influirà assolutamente nulla sul svolgimento della trama, quindi quello che volete voi rispondete. Un po' ti invidio, anche se deve essere davvero dura. Certo che è buio qui. Mi fa sentire sollevato in un certo senso. È normale che l'oscurità sia così rassicurante? Fatto questo... proseguiamo ancora su per l'oscurità, tutto dritto, e troviamo una porta. Entriamo. Aspetta. Cioè, ecco, non voglio che tu ci entri e non voglio entrarci nemmeno io. Vuoi entrarci lo stesso? Dobbiamo farlo per forza, perché altrimenti non proseguiamo con la storia, quindi selezioniamo entra. Ok. Già. È una brutta, brutta immagine. Avviciniamoci. Clic. Clac. Complimenti per essere giunto fin qui. Ti avevo detto di non farlo. Oh
sbaglio, vero Alice? Che fai? Mi ignori? Ti incuriosisce così tanto la bambola appesa lì? Bambola? No! Quella è mia madre! È mia madre, vero? No, non lo è impossibile! Lei non ha quegli occhi! Ah sì? Allora dimmi, che occhi ha? Avanti, non tenermi sulle spine. Ah, inquietantissimo. Ma cosa? Ah! Oh cielo. Quella non è mia madre, non lo è, perché io le ho detto che ma lei non può essere lei, vero? Non può esserlo. Perché mi guardi così? Perché ho dovuto assistere a questa scena? Si può sapere di cosa stai parlando? Ciò che è successo allora e ciò che sta succedendo adesso è solo colpa tua. Girala e rigirala come ti pare, ma la colpa è solo e soltanto tua. E credimi, pensare a come sarebbe potuta andare è solo una perdita di tempo. Basta! Smettila! E dai, beh, come vuoi. Ci si becca. Sono abbastanza traumatizzata da questa scena, mamma mia. Comunque, abbiamo ottenuto un'altra pagina di quaderno. Mio fratello è bravo a giocare a calcio, mia sorella è intelligente. Io invece sono un buon a nulla. Sono un buon a nulla, ma dicevo di essere bravo in qualcosa. Non ho niente, ma dicevo di avere qualcosa. Dire queste cose mi rattristava moltissimo. A un certo punto non sapevo più cosa avessi e chi fossi davvero. Qualsiasi cosa dicessi rischiavo di ferire qualcuno. Ma la parte finale è leggibile. Abbiamo finito anche questo mondo ed è abbastanza triste. Cioè, tra quelli che abbiamo visto fino adesso è quello che mi ha inquietato di più, sinceramente, Joshua. Va bene. Come per gli altri mondi, torniamo dal bianconiglio. Bentornato. Hai un'espressione completamente diversa dall'ultima volta. Ci credo. Oh. Ah, credo di aver capito. Va bene. Allora raccoglierò tutto ciò che hai trovato nell'ultimo mondo. E come al solito unirò le pagine. Ecco qua. Hai ottenuto quaderno turchese. Ok, quindi quello di Joshua è il quaderno turchese. Bene, adesso aprirò la porta del prossimo mondo. Conto nuovamente su di te. Sono abbastanza scossa, non potete farmi questo. Ricordatevi come sempre di parlare allo stregatto, molto molto importante. Pensano sempre a se stessi, eppure quando sono infelici sono subito pronti a incolpare gli altri. Gli umani sono peggio dei demoni. Nonostante questo, lui crede che io sia il peggiore di tutti. Esatto, sono un demone e lui pure. Beh, tecnicamente non è proprio così. I nomi non hanno importanza, non ne abbiamo bisogno. Non me ne può importare di meno di come ti chiami. Ecco perché chiamo tutti allo stesso modo. Voglio dire, mica ti preoccupi di dare un nome a tutte le formiche e le rane che incontri, giusto? Tuttavia, assegnare dei soprannomi può essere utile,
Sono solito prenderli da qualche libro. Rende il tutto molto interessante. Trovo fantastico che in uno schiocco di dita si possa creare un mondo. Ho appena detto qualcosa di strano? Non mi sembri molto divertito. Qui essere spazzatura è la chiave per il successo. Ci vuole poco a perdere la testa. Naturalmente sai già che questi sono solo i discorsi deliranti di un demone. O vuoi forse dirmi che prenderai sul serio le mie parole? Ricordatevi di essere sempre insicuri con lo stregatto, quindi rispondiamo: non ne sono sicuro. Capisco. Beh, qui la parola di Alice è legge, quindi se Alice dice così, deve essere senz'altro così. Sbaglio o non sapevi neppure questo di te? Perché dico questo? Davvero non lo sai? Non c'è cosa più facile che sparlare degli altri. Ops, devo andare. Alla prossima!